Grazie e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi siamo qua tornati in un video di calciomercato perché mi è piaciuto molto quello di Dusan Vlahovic e oggi siamo qui per un colpo molto, secondo me molto molto bello che vi dirò tra poco. Mi raccomando, prima di tutto iscrivetevi al canale, attivate la campanella di notifica, condividete questo video con tutti i vostri amici e mi raccomando lasciate un bel like a questi video. Ok, allora oggi parliamo praticamente di un giocatore secondo me molto molto bravo, ovvero Samuele Ricci. Parliamo di Samuele Ricci al Torino. Vi darò un'analisi, diciamo, tecnica, tra virgolette, ovviamente molto molto così. Cioè, questi video li faccio anche per divertirmi e parlare con voi. Ovviamente non verrà un video, penso, più lungo di 10 minuti, però va bene. Ovvero, appunto, oggi parleremo di Samuele Ricci al Torino. Apparentemente, è praticamente fatta, diciamo, per Samuele Ricci, centrocampista dell'Empoli, che può, diciamo che può essere schierato sia come regista, quindi davanti alla difesa, oppure come mezzala, quindi centrocampista centrale. Nazionale nel 21 arriva a titolo definitivo con la forma di prestito oneroso da 1 milione di euro e un obbligo di riscatto da 9 milioni per il giocatore di stipendio 600 mila euro. Questo non me ne frega. Fatto sta che Ricci, raga, secondo me, cioè il Torino ha fatto un colpo straordinario. Cioè Ricci, secondo me, poi farò magari la reaction a questo video dopo anni. Samuele Ricci, secondo me, potrà veramente diventare uno dei migliori, non sto scherzando, migliori centrocampisti italiani. Veramente giocatore incredibile. Io non guardo molto le partite dell'Empoli, sinceramente, però, e neanche lo stesso Ricci, però quando mi capita le guardo e Ricci, veramente, raga, mi piace un sacco. Certo, mi piace molto di più Frattesi che Ricci, però Frattesi è molto più avanti di Ricci. Ricci è proprio, diciamo che è un giocatore buono, Frattesi secondo me è tanta tanta roba. Ma Ricci può davvero, secondo me, fare tanta strada al Torino. Può, diciamo, aggiustare il centrocampo del Torino. Anche se il centrocampo del Torino è decente, magari io avrei preso non lui. Cioè, avrei preso lui, ma magari avrei preso più che lui un difensore centrale, che il Torino ne avrebbe un po' bisogno. Quindi do anche un voto. Allora, Ricci potrei dare assolutamente 7,5 qualità a acquisto. Allora, sicuramente 7 per la qualità, perché Ricci è un giocatore straordinario. Non gli voglio dare ovviamente 8 perché mi sembra eccessivo, però 7, 7,5 si può tranquillamente dare. 9 milioni di obbligo di riscatto, penso a determinate condizioni, poi non lo so, prestito oneroso, non so cosa significa. Non mi piace analizzare i vari prestiti, sono una capra in quello, devo essere sincero. Però almeno sapere il diritto e l'obbligo è obbligatorio, guarda caso, obbligo obbligatorio, vabbè. Fatto sta che 9 milioni sono anche pochi, secondo me, perché Ricci veramente sta rendendo in campo. Fate conto che più o meno la valutazione di Frattesi si aggira in 25 milioni, quella di Ricci non lo so sinceramente. Però secondo me Ricci, ripeto, nuovamente un grandissimo colpo per questo Torino. Secondo me avrebbe fatto tranquillamente comodo anche squadre come, ad esempio, no, ovviamente la Juve e l'Inter, però squadre anche come Sassuolo. Secondo me Ricci a Sassuolo avrei detto benissimo, perché il Torino diciamo che gioca col 3-4-2-1, quindi con i due trequartisti, e Ricci non potrebbe in questo modo giocare davanti alla difesa. Perché io dicevo di 3-4-2-1, e il 3-4-2-1 diciamo che i centrocampisti sono tutti in linea praticamente. Quindi sono due, 2-1, sì, sono due con i due esterni, i due trequartisti e la punta. Perché adesso i centrocampisti titolari del Torino sono Mandragora, appena tornato, e Pobega senza alcun dubbio, anche se prima di Mandragora c'era, penso, Lukic, sì, penso Lukic. Quindi allora Ricci, secondo me, a questo punto, visto che può tranquillamente giocare sia mezzala che davanti alla difesa, la farà giocare in mezzala Juric a questo punto. Era questo molto molto buono, come ho già detto e ripetuto. Può dare una grossissima mano al Torino. Ha fatto anche un gol, se non erro, questa stagione contro il Bologna. Non voglio dire una cavolata contro il Empoli.
è un centrocampista che ha già giocato in nazionale minore. Adesso Mancini lo ha convocato per lo stage della nazionale, però maggiore. E niente, ragazzi, non ho molto altro da aggiungere, anche perché non conosco benissimo il calciatore. Però questo era un video in cui volevo informarmi, appunto, informarvi a voi dell'acquisto di Samuele Ricci prelevato dall'Empoli per prestito oneroso 1 milione di euro più 9 con obbligo di scatto. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video. Vorrei fare più spesso questi video del calciomercato. Magari oggi abbiamo parlato di Ricci, magari la prossima volta parleremo oggi Ricci. Oltre a Ricci ce ne saranno altri, cioè, potremmo anche parlare di Gosens, ma Gosens non lo so, ce ne sono tanti sicuramente, però. Regà, niente, ciao regà, e iscrivetevi, campanella, like, condividete questo video con tutti i vostri amici. Bella.